Ciao a tutti da Tiziano Manimpasta. Oggi voglio fare due saluti prima di iniziare la ricetta. Giovanna, mamma di Nella Midolo o Midolo, e Girolama Consiglio, sono nostre scritte. Allora, la ricetta di oggi: le ciabatte con semola rimacinata. Guardate gli ingredienti. Qua abbiamo 500 g di semola rimacinata di grano duro, 350 g di acqua a temperatura ambiente, 200 g di pasta madre rinfrescata e raddoppiata, e guardate lo splendore, 15 g di sale e un cucchiaino raso di zucchero semolato. Allora, la prima cosa che facciamo, come al solito sapete, no? Prendiamo la ciotola con la farina, ci mettiamo, facciamo il buco al centro e mettiamo l'acqua. Aggiungiamo la pasta madre e voilà! E ora la sciogliamo nell'acqua. Vi ricordo che chi non ha la pasta madre può benissimo mettere 10 g di lievito di birra. Aggiungiamo lo zucchero e continuiamo ad amalgamare. A questo punto si sono amalgamati tutti gli ingredienti, aggiungiamo il sale, perché come dico sempre, il sale con il lievito no, mai, mai a contatto, altrimenti non lieviterà mai. Ora spolveriamo il piano con della farina e ci mettiamo sopra il nostro impasto. E adesso cominciamo ad impastare e andiamo a formare un bel panetto bello liscio. Allora, volevo dirvi una cosa. Per quanto riguarda questo impasto, non è la stessa cosa di quando si fa l'impasto di pane, no? Che è mischiato con farina zero, farina semola, farina integrale, a seconda. Quindi questo verrà un po' più appiccicoso. E volevo dirvi un'altra cosa, che prossimamente farò un impasto solo pane, solo impasto, per farvi vedere dall'inizio alla fine la lavorazione. Se questo vi fa piacere, così lo metteremo nella playlist impasto, e così uno sa come deve procedere dall'inizio alla fine, compresa la pirlatura. Quindi, se avete bisogno, fai vedere Davide, se avete bisogno ogni tanto spolverate di farina e mi raccomando impastate fino a renderlo bello omogeneo. Ok, vedete? È appiccicoso, però è bello omogeneo. Allora, adesso oliamo un po' la ciotola e la ungiamo. Con le mani unte di olio andiamo ad aggiungere anche il nostro panetto. Lo prendiamo, lo andiamo a pirlare un po' in questo modo e lo mettiamo nella ciotola. Ora lo copriamo con pellicola. Ed eccolo qui, adesso lo mettiamo in forno spento con lucina accesa fino al raddoppio. D'estate sono quelle 3-4 ore, d'inverno un po' di più, quindi ci vediamo dopo. Guardate qua, meravigliosa questa pasta, guardate, bellissima. Allora adesso noi andiamo a dare una bella spolverata di farina di semola e andiamo a versarvi sopra il nostro meraviglioso impasto. Ora delicatamente andiamo ad aprirla, delicatamente mi raccomando, la spolveriamo la superficie con della semola e andiamo a ritagliare con un tagliapasta o un tagliapizza in pezzi desiderati. Io la divido in 4, ma possiamo dividere anche in 6. A questo punto prendiamo un pezzo e lo andiamo a pigiare così con le mani delicatamente e diamo la forma di una ciabatta. Però come sappiamo la ciabatta non ha una forma esatta, una forma astratta. Ora che facciamo? Questa forma che facciamo? La prendiamo e la capovolgiamo qua. Capovolta deve stare, vedete? Così. Me le vado a sistemare tutte quante, distanziate una tra loro. Se vedete che il tegame è stretto, si appiccicano tra loro, mettetelo in due tegami che è meglio. Quindi io vado a continuare. Ed ecco qua. Adesso, dopo aver dato la forma, le mettiamo in forno spento con lucina accesa a lievitare. Sempre quelle 3-4 ore. Come dico sempre, d'estate di meno e d'inverno un po' di più. Quindi ci vediamo dopo. E guardate qua, meravigliosamente lievitate. Allora, ho preriscaldato il forno a 250 gradi, statico, e andiamo a cuocere per una ventina di minuti. Mi raccomando, ci vediamo dopo e non dimentichiamo... non il forno è sempre. A dopo! Eccole qua, meravigliose, le nostre ciabatte. Qua ci sono le altre e adesso che facciamo? Io la vado a tagliare perché le dobbiamo farcire.
voilà. Adesso andiamo a farcirla con mortadella e provola. Che ne dite, basta? Cioè, questa non è la ciabatta, normale, quella del gigante, il fagiolo là. Cioè, guardate che ciabatta. Però il problema, anzi la cosa buona, ma sapete qual è? L'assaggio. Ma si mangia buono. Allora, l'ho farcita con provola, vedete? Piccante da vedere. No, o normale? Sì, piccante. È mortadella. Che vi devo dire? Mi sto sembrando tipo i muratori quando vanno a lavorare, no? Che si mangiano quel panenazzo. Stessa cosa ho fatto. Ammazza. Che buono. Che ne dite? Stiamo fino a quando me lo finisco? No, dai, c'è la pepa che sto lottando perché ho visto la mortadella. Sta vicino a me. Allora, come avete visto, è uscita meravigliosa. Sono delle ciabatte favolose. Ha un sapore leggero. Innanzitutto perché io adoro la semola. La semola è molto molto leggera. Quindi sono uscite delle fettine, come vedete, guardate. Vedete? Ho tagliato anche delle fettine per farvele vedere. Che dire? Sono favolose. Potete fare il pane normale, la pagnotta, potete fare le ciabatte, potete fare quello che volete. Niente, sono contenta e lo sapete, la panificazione per me è una cosa fantastica. Lievito madre, non ne parliamo. Niente, con questo io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani. E ricordate sempre, ormai ve lo dico ogni giorno, siate felici sempre, sempre, sempre. Apprezzate ogni minima cosa della vita. Se pensiamo al positivo, il negativo andrà via. Quindi non ci costa nulla. Ok, ciao a tutti di cuore da Tiziana Manipasta. Alla prossima!